Patrizio Fattorini è segretario organizzativo della CISL di Bergamo e proprio il 1° dicembre ha presentato all'esecutivo i dati relativi ai servizi offerti dal sindacato in provincia. Ecco, illustriamo alcuni di questi dati che ci dicono anche quali sono i servizi che la CISL offre. Beh, quello che nella CISL di Bergamo si chiama sistema servizi, quindi il sistema servizi della CISL offre a tutti i nostri iscritti l'opportunità di avere dei luoghi dove ci sono persone qualificate che li accolgono, che li ascoltano, raccolgono le loro domande e cercano, si sforzano, fanno poi un servizio di risposta di qualità. Ma il dato che emerge, fatta la verifica appunto recente di quello che il sistema servizi ci rappresenta dentro l'assistenza fiscale, l'assistenza sulle pensioni, la parte relativa allo sportello immigrati e poi ancora il consumatore, l'inquilino eccetera, quindi questa ampia gamma di servizi ha incontrato in quest'anno 2010 tantissime persone, ha fatto 398.000 pratiche, ha attraverso il nostro ente di turismo sociale Lezzi aiutato ad andare a far vacanza a prezzi contenuti quasi 33.000 persone. Complessivamente il nostro sistema ha incontrato durante questi 11 mesi 400 e più mila persone. Maria Zenucchi è responsabile INAS per la zona di Gazzaniga. Di che cosa si occupa l'INAS? Allora, l'INAS è il patronato della CISL e in quanto patronato si occupa di tutte le pratiche di previdenza, di socioassistenza e quindi le domande di invalidità civile, di infortunistica, di immigrazione, tutte le pratiche di rinnovo e di concessione del permesso di soggiorno e di tutte le questioni in materia previdenziale, assistenziale e di controllo contributivo. Sulla zona della Val Seriana è divisa in due sedi territoriali, Gazzaniga e Clusone, si occupa di tratta circa una ventina, 20.000 pratiche all'anno, senza contare tutta l'attività non statisticabile riferita ai controlli contributivi, all'assistenza ai lavoratori e ai casi di disoccupazione e alle persone già pensionate rispetto ai controlli di pensione e nei casi di necessità per le domande di invalidità.